Ciao a tutti ragazzi, oggi video super interessante. Non lo so se qualcuno può interessare, ad altri no. Se non vi interessa, chiudete il video e passate al prossimo. Scusate la mise, sono appena tornata da fare la spesa, quindi sono un po' indecente perché c'era abbastanza calduccio. Niente, oggi video svuota la spesa. Prima di tutto vi faccio vedere svuota la spesa MD. Prima di tutto vi faccio vedere i surgelati, così vado a metterli subito in congelatore prima che mi si sciolgano. Allora, questo forse me l'avete anche già visto in qualche altra preparazione, sugo pronto alle vongole. Questi sono vongole, pezzettini di pomodorino, erbette varie, ottimo anche per spaghettate. Vongole del Pacifico, con guscio e sgusciate, acqua, pomodoro, olio di semi di girasole, vino bianco, olio extravergine di oliva, aromi naturali, aglio, prezzemolo, sale, cipolla e peperoncino. Tutto abbastanza sano, abbastanza. Poi una cosa un po' meno sana ma buonissima, super buonissima, sono queste, le verdure pastellate, che hanno dentro cavolfiori, zucchine, carote, melanzane e peperoni, farina di mais, olio di semi di girasole e amido di mais e sale, naturalmente. Di questo ne ho preso due confezioni, non so i prezzi, ho lo scontrino da qualche parte ma non vi posso dire i prezzi perché devo mettere la roba in surgelatore. Dopodiché ho voluto provare questa cosa che mi è sembrata all'inizio un po' così, poi ho letto gli ingredienti, effettivamente si può fare, è la prima volta che la vedo. Giga cotoletta di tacchino. Allora, carne di tacchino, pan grattato, che ha dentro la farina di frumento, il sale, l'estratto di malto d'orzo, acqua, olio di girasole, farina di frumento, amido di frumento, sale, spezie, estratto di rosmarino, fine. Tutto qua. Mi è sembrata con degli ingredienti abbastanza buoni, infatti ne ho preso 4 pezzi, uno per ciascuno. Poi, non surgelati ma da mettere subito in frigo, ho preso gli yogurt soia con fermenti vivi, due vasetti frutti esotici e due vasetti pesca, questo modellino qua e quest'altro che sono due vasetti mora e due vasetti fragola. Sono yogurt alla soia, costano pochissimo e sono squisiti, li mangiano volentieri sia Gian Giacomo che io che le bambine. Poi ho preso, per i momenti in cui sono di fretta e non ho tempo di stare a cucinare per molto tempo, le verdure già grigliate, le melanzane e le zucchine. Anche queste le prendo abbastanza spesso, anche perché quando voi andate a leggere gli ingredienti trovate, vediamo se riesco a farvelo vedere, non ce la posso fare, melanzane grigliate 100%, non hanno aggiunto né sale né destrosio né aromi, nulla, sono solo la verdura che voi vedete grigliata e basta, quindi le prendo abbastanza spesso. E poi un'altra cosa che ho preso è questa qui, la polpa di riccio. Questo è un vasettino con cui io riesco a condire la pasta per noi quattro. Quindi questo so che costa 6,90 euro, non è proprio economico ma non è neanche carissimo, diciamo che è accettabile per essere una polpa di riccio, è buona, è molto buona. Io naturalmente questa qui la diluisco, comunque la preparo con olio, ci aggiungo un pochino di aglio e un goccino, un cucchiaio di acqua di cottura della pasta in modo che diventi una bella cremina fluida, insomma. Ok, metto questa roba in congelatore e torno. Poi porta posate nuovo da mettere a fianco al lavandino, perché il mio è effettivamente un barattolo e si riempie sempre di acqua, è un po' un casino svuotarlo, invece questo dovrebbe rendere meglio la cosa. Poi confezione da 100 bicchierini che noi utilizzeremo per il caffè quando saremo in campeggio. Dobbiamo andare in campeggio per qualche giorno e sarà una cosa specialissima per le bimbe, infatti è il mio microonde questo che stava scongelando le melanzane di pranzo. Poi vi farò comunque un video apposito sul campeggio, sulle cose che abbiamo acquistato, su tutto quello che abbiamo, e poi magari vi farò vedere anche il montaggio
del nostro super campeggio libero. più in là arriveranno. Quindi bicchierini per il caffè del campeggio, poi tovagliolini, quelli monovelo, semplicissimi, economici per il campeggio e non. Poi abbiamo comprato, perché le bimbe avevano fame e volevano il pane, le spianatine di patate made in Sardinia dei fratelli Zola. Questo non credo che si troverà dalle altre parti dell'Italia. Poi sono finiti qua in mezzo, ve li faccio vedere subito. I kiwi che ci servono la mattina per fare gli estratti di frutta, come il video che vi ho fatto vedere, succo di frutta fatto in casa, vi lascio la i col pallino qua da qualche parte, non mi ricordo dove viene. Poi grissino rustico bio con segale, semi di lino e girasole, naturalmente con olio di girasole, senza olio di palma, cotto al forno, buonissimi. Pinoli da mettere nelle insalate, bustine salad mix con dentro, granella di noci sgusciate, granella di mandorle sgusciate, cubetti di pomodori secchi, semi di zucca decorticati da mettere nelle insalate, anche questo qua. Poi mix 5 cereali che cuociono in 10 minuti, questi io li faccio spesso come l'insalata di riso praticamente, anziché mettere solo riso metto questi mix e li faccio a freddo con pomodorini, il tonno, se lo voglio fare a base mare faccio tonno, code di gamberi, gamberettini sgusciati, poi vabbè ci aggiungo, che ne so, cetrioli, fagiolini, insomma queste cose qua. Oppure se lo voglio fare a base di carne, invece posso metterci pezzettini di straccetti di pollo, oppure cosa ci si può mettere, dei cubetti di petto di tacchino o di prosciutto cotto all'interno, insomma fate voi. Sempre per lo stesso motivo l'orzo che cuoce in 10 minuti, con questi io mi trovo benissimo. Poi snack pizza, questi li avete visti nel video assaggi di cui vi lascio il link lo stesso qua da qualche parte, ideali per aperitivi ma sono buonissimi anche per merenda, le bimbe le mangiano a merenda, senza esaltatori di sapidità e senza grassi vegetali idrogenati. Poi altro snack che avete già visto, questo qui, le crocchiarelle, quelle al gusto prosciutto che sono buonissime, le bimbe lo adorano. Poi ho preso stavolta una cosa che non prendevo da un sacco di tempo, il pane per fare le bruschette, mi è venuta voglia di fare le bruschette, quindi una cena faremo queste, insomma, le mettiamo al forno con un po' di pomodoro, qualche cubettino di mozzarella e poi ci mettiamo sopra quello che vogliamo, come se fosse una pizza fatta in casa. Fette biscottate integrali biologiche, con olio extravergine di oliva, queste sono ad alto contenuto di fibre e a basso contenuto di zuccheri, mi pare 3,5 grammi su 100 grammi di prodotto, neanche tanto. Farina integrale di grano tenero, farina di grano tenero tipo 0, estratto di malto d'orzo, crema di lievito, olio extravergine di oliva, sale iodato, aromi naturali, buone, molto buone. Poi un barattolino di sale da cucina, di quello da poco prezzo da portarci in campeggio. Bustine per il bagno, per la pattumiera del bagno, per i pannolini profumati di Matilde. Infatti questi sono sacchi bagno profumati per evitare profumini vari. Pannetti microfibra, questi ormai ogni volta che vado ne prendo 600 milioni perché servono sempre. Poi altro snack che avete già visto, i twist snack, questi sono al gusto formaggio, sono buonissimi. Salviettine Baby Lillo, queste non possono mai mancare, sia per Matilde che per, diciamo, l'uso quotidiano. Se siamo in giro che dobbiamo pulirci le mani, utilizziamo queste, siamo sicure che non ci siano all'interno schifezze e quindi che poi andando a mangiare non ci mangiamo le porcherie
pomodorini piccadilli, questi origine Italia. Io quando compro la frutta e la verdura sto sempre attenta che l'origine sia Italia. Vorrei che fosse Sardegna e prendo quelli se ci sono, altrimenti compro quelli con origine Italia. Sono talmente fissata che quando siamo andati alle Canarie, sono andata a fare la spesa a prendere la frutta e la verdura, ho visto nelle varie cose origine Spagna, ho detto no, queste non le prendo, sono spagnole. Poi mi si è accesa la lampadina e ho detto ma in realtà qua siamo in Spagna e dovrei prendere le cose spagnole. Qui siamo in Spagna e dovrei prendere le cose spagnole, perché d'altronde eravamo alle Canarie, quindi in Spagna le cose spagnole sono locali. Sì, solo che una se ne rende conto dopo. Poi, fazzolettini per il naso, cose veramente poco interessanti. Centinaia di bicchieri, sempre per il campeggio. Altre buste della spazzatura, queste sono quelle grandi, e le spugnette, sempre per il campeggio. La tovaglia di plastica che metteremo sul nostro tavolino in campeggio. Poi ho trovato queste merendine nuove, nuovissime, che in realtà avevo visto altre volte, però avevano dentro l'olio di palma. Adesso le ho ricontrollate così per sfizio e ho visto che non ce l'hanno più, gliel'hanno tolto. Allora, sono queste qua, dolcetto alla crema, frulline con crema alle nocciole e cacao, dolcetto alla frutta, frulline con scorzette e marmellata di limone. Sono queste qua. Allora, gli ingredienti sono farina di frumento, marmellata di limone 30%, in quelle a limone naturalmente, zucchero, burro, uova, grassi vegetali, olio di girasole, olio di cocco, burro di cacao, tuorlo d'uovo, amido di patate, latte in polvere e gli agenti lievitanti, aroma, sale. E in quella alla nocciola praticamente le cose sono le stesse: olio di girasole, nocciole, cacao, olio di cocco, insomma. Gli ingredienti sono abbastanza buoni, non hanno neanche monete di gliceride, degli acidi grassi, queste cose qua, quindi secondo me se sono buone sono super promosse. Queste vi farò sapere. Poi di questi ho preso vari e svariati. Comunque, polpa di pomodoro biologico, questa per fare il sugo, e pomodori datterini pelati, sempre ridotti in succo. Queste sono della Gustato, tutte e due mi pare. Niente, li prendo sempre, sono buonissimi, fanno un ottimo sugo e poi sono bio, quindi mi fido un po' di più, insomma. Per le colazioni di Giangia, che di solito mangia lo yogurt con dentro i cereali, ho preso il farro soffiato al miele biologico, questo qua che vediamo se trovo gli ingredienti. Farro soffiato, zucchero di canna, sciroppo di mais, miele, olio di girasole, questo qua. E poi ho preso i cornflakes tradizionale biologico, anche questo mais, zucchero di canna e sale, non altro. Sono bustine abbastanza piccole che hanno un costo abbastanza contenuto, quindi non essendo troppo grandi non hanno il tempo neanche di ammosciarsi. Se eventualmente vuole aprirle tutte e due e mangiare magari un giorno uno, un giorno l'altra, sono buonissime. Poi, magia delle magie, ho trovato questa, la crema di cacao e nocciole biologica con burro di cacao. Sono andata per curiosità a leggere gli ingredienti e ho visto zucchero di canna, non è dietetica, assolutamente, perché al primo posto ha lo zucchero di canna, però rispetto alla Nutella che ha l'olio di palma, zucchero di canna, oli e grassi vegetali, cioè olio di girasole e burro di cacao, nocciole, latte scremato in polvere, cacao magro in polvere, emulsionante lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia. Finiti gli ingredienti, io ragazzi vi dico che se questa è buona
Credo che diventerà la mia nuova crema di nocciole preferita, preferitissima. Poi ho preso le uova biologiche. Queste, a seconda di dove vado nel negozio, prendo o quelle che vengono fatte qua a Orosei, nel pollaio che abbiamo qua a Orosei, e quelle comunque sono le mie preferite, oppure se non trovo quelle lì, preferisco prendere le uova certificate bio. Poi ho trovato e ho voluto provare a prendere questi due succhi qua, 100% frutta e verdura, proprio perché quando andremo in campeggio non potrò fare gli estratti la mattina, e quindi piuttosto che bere sempre i succhi di frutta, quelli normali, preferisco magari bere qualcosa di diverso. Spero che siano buoni, li assaggeremo prima di andare. Questo è 100% frutta e verdura biologica, questo ha mela, sedano e limone. Spero che sia buono, lo assaggeremo magari domani mattina che devo lavorare e non ho tempo di fare l'estratto. E questo invece è mela, zucca e carote, sono due tipi, chissà, chissà. Dopodiché ananas e zenzero, sempre per fare gli estratti la mattina. Ultime cose, il mio latte, che a volte quando sono di turno la mattina in negozio non ho tempo di fare l'estratto, bevo il latte. Io bevo il fior di riso, me l'avete visto utilizzare in tantissime preparazioni. Stavolta ho voluto provare anche questo latte alta digeribilità con lo 0,1% di lattosio, perché ho notato che se mi voglio fare il cappuccino, questo latte è talmente magro che non monta, non fa la schiumetta. E quindi ho detto vabbè, il giorno che voglio magari di farmi il cappuccino utilizzo questo e magari mi dà un po' più di soddisfazione. Ok ragazzi, a parte Scottex, carta igienica e l'acqua per il ferro da stiro, non ho altro da farvi vedere, ma su quelli possiamo tranquillamente ovviare, credo che ognuno abbia la sua. Io adesso vi saluto, spero che, non so, di essere stata utile a qualcuno. Vi mando un grosso bacio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!